Grazie Presidente, comunico all'Aula che con decreto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro e la risanamento del settore sanitario, il decreto 94 del 9 settembre 2021 è stato adottato il programma operativo 19-21. Grazie Presidente. Così il commissario presidente Donato Toma in aula questa mattina, poche parole che infiammano una parte del Consiglio regionale, la parte in cui siede l'opposizione. Toma domani incontrerà la stampa per illustrare i contenuti del piano operativo sanitario 2019-2021 recentemente adottato ma ancora in attesa dell'ok definitivo da parte del tavolo romano. I lavori si interrompono, viene convocata ad horas la conferenza dei capigruppo, la richiesta della minoranza è quella di convocare un consiglio monotematico sulla sanità, un monotematico in particolare sul POS. Poi l'opposizione lascia l'aula e attacca duramente il commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il presidente Toma è arrivato in aula dicendo che ha approvato il piano operativo straordinario. Dopo questo ennesimo affronto all'aula e a ogni singolo consigliere abbiamo deciso di abbandonare i lavori d'aula dopo la richiesta di consiglio monotematico proprio sulla sanità che abbiamo firmato e è stato convocato per il 27 settembre prossimo 21. Questa maggioranza continua a svilire l'istituzione del Consiglio regionale. Non possiamo più accettare che in aula non si discuta di temi importanti come quello della sanità e poi siamo costretti ad apprendere quelle notizie dai giornali o addirittura da conferenze stampa convocate ad hoc. Il ruolo per discutere di queste faccende è il Consiglio regionale. Se è vero che il Presidente, il neocommissario Toma, abbia solo firmato, quindi adottato un documento predisposto dai commissari precedenti, allora domani nella conferenza stampa che ha convocato con i giornalisti senza coinvolgere minimamente precedentemente il Consiglio regionale dovrà essere sincero e dire a tutti che il documento lo ha solo firmato perché è stato avallato dal tavolo tecnico ministeriale. Se invece è il contrario, allora è assurdo che non abbia coinvolto prima il Consiglio. Se ha fatto delle modifiche doveva prima passare dal Consiglio. Non è solo sulla sanità, è il Consiglio regionale completamente svuotato delle sue attività, se solo pensiamo che abbiamo fatto delle interrogazioni urgenti sulla situazione ambientale in tutta la regione Molise e non solo non abbiamo ricevuto risposta, abbiamo dovuto fare delle diffide al Presidente della Giunta e non ci risponde né lui, tantomeno gli uffici del Consiglio regionale. Il dittatore Toma pensa di poter decidere sulla sorte della salute dei molisani in assoluta autonomia. Ha sbagliato durante il Covid, ha continuato a sbagliare per una serie di scelte regionali, noi siamo molto preoccupati e per quello che sul POS oggi abbiamo ribadito in aula che è indispensabile il confronto con il Consiglio regionale, con il Comitato dei Sindaci, con i comitati e con i territori. Ha adottato da solo l'atto e a nostro modo di vedere questo è una condizione anche di illegittimità oltre di inopportunità, cioè non solo non è giusto, ma per noi è anche contro la legge. Teniamo altissima la guardia e chiederemo la difesa dei diritti della salute di tutti i cittadini molisani.